Di quanto ci ha detto la signora Elisa poco fa, la interrompo un attimo, molto interessante questa sua pacatissima riflessione. Abbiamo in linea un nuovo ospite, abbiamo il ministro Luca Zaia che ci parla del progetto Terra e Giovani, è un progetto che vogliamo capire meglio. Ministro, buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità. Ecco, questo progetto è stato approvato dalla Camera ieri insieme al decreto anticrisi, è orientato verso i più giovani, ci spiega esattamente in che cosa consiste? Beh, è quella di dar corso a questo progetto che io ho definito rinascimento agricolo, ovvero di fornire il fattore più inquietante, quello più problematico della produzione dell'attività agricola, che è il terreno. Il terreno, rispetto a una classifica europea, il terreno in Italia è quello più costoso, ma è anche fondamentale per fare l'agricoltore, per fare il contadino. Sappiamo che abbiamo il 17% delle aziende italiane, quindi del 1.700.000 aziende agricole, solo il 17% sono condotte da agricoltori con meno di 40 anni e abbiamo molti giovani che non sono figli di agricoltori e ci chiedono di fare gli agricoltori. Ecco, quindi come potrebbero fare con questo progetto? Questo progetto, se domani avrà il via libera all'interno del decreto anticrisi al Senato, ci permetterà, grazie a questo articolo inserito, di dare la terra demaniale direttamente ai ragazzi e ai giovani per fare nascere nuove aziende agricole. E questa è una grande novità, perché siamo gli unici a livello comunitario ad aver interpretato in questa maniera la possibilità di valorizzare il demanio pubblico e quindi magari quei molti terreni incolti che potrebbero avere una destinazione agricola. In termini semplici, per chi ci ascolta, quindi si potrà prendere in affitto pezzi di terreno del demanio pubblico? In affitto, con la promessa eventualmente di vendita, quindi potendo magari scomputare i ratei dell'affitto, i canoni d'affitto, direttamente poi per un'eventuale vendita che si farà in futuro, ma soprattutto, è il bando al quale sto pensando io, è quello di dare e consegnare questi terreni a dei giovani sulla base di un progetto strategico, di un business plan, come si dovrebbe dire, e quindi incentivarli a fare agricoltura intensiva, quella bella agricoltura che i giovani sanno fare. Non a caso ieri ho inaugurato il corridoio centrale del Ministero, che una volta era l'occasione per esporre tutte le foto di vecchi ministri. Ha cambiato tutto. Ho tolto tutte le foto di quei ministri, senza mancare il rispetto ai miei predecessori, ho tolto anche la mia, a dire il vero, e ho messo foto di ragazzi da nord a sud, di ragazzi con meno di 40 anni che conducono aziende agricole. Ma questi affitti saranno bassi? Beh, assolutamente sì, saranno calmierati e saranno il modo migliore per dar modo, per dar vita a nuove aziende agricole. Ministro, la ringraziamo e in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che si stanno avviando a questa professione, chiamiamola così, perché è una professione. Assolutamente sì, grazie, buona giornata. Buon lavoro, Ministro.